tragedia all'alba a Teramo, travolto mentre era in bici, muore 19enne di origini africane. A Trivento cade nel burrone 79enne salvata grazie al drone. A Roma la grande manifestazione dei medici che incrociano le braccia per denunciare lo sfascio della sanità pubblica. Regionali d'Abruzzo, Forza Italia continua la campagna acquisti e accoglie Caterina Provisiero, Fratelli d'Italia ufficializza i candidati. Vertice al Mimit per la Gigafactory di Termoli, futuro poco chiaro per i lavoratori dello stabilimento molisano. A Castel di Sangro inaugurata la variante delle stazioni, l'opera è costata 4 milioni, presente il governatore Marsilio. Il lavoro propulsore del progresso, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della consegna delle stelle al merito del lavoro, 4 i premiati a Campobasso. E infine allo sport il calcio di Lega Pro, il Pescara in campo a Pontedera, Zeman cerca il secondo successo consecutivo per superare la crisi, Campobasso per Sichini racconta il gol che ha mandato al tappeto la Samb. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. Siamo in diretta, prima edizione del nostro notiziario che si apre con la cronaca. Tragico incidente stradale questa mattina all'alba lungo la statale 80 a Sant'Atto, frazione di Teramo, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni di origine africana. Il giovane in bicicletta stava per raggiungere il luogo di lavoro quando sarebbe stato investito da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Un impatto così violento che non ha dato scampo al 19enne. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il suo cuore aveva già smesso di battere. La salma del giovane si trova ora presso l'ospedale Mazzini di Teramo a disposizione del magistrato, mentre auto e bici sono state sequestrate e serviranno agli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ancora la cronaca: dopo ore di grande apprensione e angoscia è stata ritrovata grazie ad un drone in un dirupo non distante dalla sua abitazione in contrada Codacchio a Trivento, in provincia di Campobasso, la signora di 79 anni che si era allontanata da casa. Imponente la task force coordinata dalla prefettura di Campobasso e impegnata nelle ricerche dopo l'allarme lanciato dai familiari della donna. Carabinieri e Polizia Municipale di Trivento, Vigili del Fuoco, gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La signora è stata inizialmente individuata dai carabinieri di Trivento in una zona impervia a circa 500 metri dalla sua abitazione. Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nelle ricerche, a cominciare dal capitano Pica e dal maresciallo Nobile, ha commentato a Teleregione il sindaco Pasquale Corallo. A Trivento anche l'ambulanza del 118 per verificare le condizioni di salute della donna. Cambiamo argomento. Oggi lo sciopero nazionale di 24 ore di medici, infermieri e dirigenti sanitari che protestano contro la manovra del governo Meloni. Secondo i sindacati che hanno promosso la manifestazione, l'adesione ha raggiunto l'85%, ci riferisce tutto Stefania Potente. Sentite. Come si dice a Napoli, nessuno è fesso. Per voi è ovvio. La pioggia non ha fermato la giornata di protesta e mobilitazione organizzata a Roma da Anao, Assomed e da altre sigle sindacali contro i provvedimenti previsti nell'ultima manovra del governo Meloni, che a loro dire darà la mazzata finale ad un sistema sanitario pubblico già in forte difficoltà nonostante gli sforzi del personale medico, infermieristico e delle OSS. Personale oggi rimasto in corsia per assicurare le urgenze, ma molti medici, infermieri e operatori hanno deciso comunque di incrociare le braccia. Secondo i sindacati, l'adesione allo sciopero ha raggiunto l'85%. 5 le principali rivendicazioni: l'assunzione di personale, la detassazione di una parte della retribuzione, la garanzia di risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro, la depenalizzazione dell'atto medico e l'eliminazione dei tagli alle pensioni. Anche dal Molise è partita una delegazione guidata dal presidente di Anao Assomed, Massimo Peccianti, che sintetizza le ragioni dello sciopero. Cosa chiediamo per il sistema sanitario nazionale pubblico? Assunzione adeguata alla carenza di personale, aumento di posti letto disponibili negli ospedali, la cancellazione dei tagli alle prestazioni pensionistiche del personale sanitario e la depenalizzazione
dell'atto medico nel sistema sanitario pubblico per renderlo maggiormente attrattivo per i giovani medici. Scioperiamo un giorno per poter continuare a curare e a garantire il diritto costituzionale alla salute. I disagi per i cittadini sono comunque limitati perché vengono sempre garantite tutte le prestazioni urgenti e indifferibili di un normale giorno non festivo. E questo per il senso di responsabilità del personale sanitario che, pur aderendo idealmente allo sciopero, continua a lavorare per mantenere in funzione la sanità pubblica. L'agitazione riguarda anche il personale infermieristico, poiché il nostro sistema sanitario nazionale e anche quello regionale viene sistematicamente demolito da oltre 20 anni dalle varie politiche governative. Verso le regionali d'Abruzzo andiamo a Teramo, dove la consigliera comunale Caterina Provisiero lascia Futuro In e aderisce a Forza Italia e si candiderà alle regionali. Chiara Bonatti. Dopo aver accolto qualche settimana fa Carlo Antonetti e Daniele Palumbi, entra in Forza Italia Caterina Provisiero, consigliera comunale eletta con Futuro In. A darle il benvenuto il coordinatore regionale, l'onorevole Nazario Pagano, che ha annunciato la candidatura della consigliera alle prossime regionali. Caterina è una persona che io conosco già da tempo, e conosco la sua famiglia, è una persona che stimo grandemente, per la verità non è stimata solo da me ma da tutti, perché è una persona di grandissima qualità, di alto livello morale, etico e di grande cultura. Noi avevamo bisogno di una figura come la sua. Questa sera le chiederò la candidatura. Caterina Provisiero, emozionata dopo le parole dell'onorevole, spiega così la sua scelta di campo. Voi sapete, per 10 anni ho militato in una lista civica e quindi oggi era sicuramente arrivato il momento di scegliere un partito che non poteva che essere Forza Italia. Le premesse che ha fatto l'onorevole Pagano sul tipo di partito, sulla qualità, su quello che rappresenta, sono vicinissime a quelli che sono le mie radici valoriali e politiche. Qualche ora prima dell'ufficialità è arrivata la mossa di Futuro In, la lista civica dove la consigliera ha militato per 10 anni, che la espelle chiedendo le sue dimissioni in consiglio comunale. Immediata la replica. L'onestà intellettuale di cui si parla mi porta al rispetto di quei valori etici e morali che io devo avere nel rispetto di quei 500 cittadini e cittadine che mi hanno votato. E non solo, non accetto cartellini rossi e ringrazio di cuore la lista che mi ha accompagnato in questi 10 anni, dove sono cresciuta e dove ho maturato un'esperienza molto positiva. Nei prossimi giorni bisognerà pensare anche al capogruppo? Sì, una cosa alla volta, perché come vedete questa sera mi state dicendo tante cose, ma lo faremo. I Fratelli d'Italia ufficializza la lista con i nomi dei candidati per le elezioni regionali del 10 marzo. Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio, ha affermato il senatore segretario regionale di Fratelli d'Italia, Tevaldo Sigismondi, di grande competenza amministrativa. Molti di loro infatti hanno già esperienze elettive come i consiglieri regionali uscenti, ai quali si uniscono esponenti espressione della società. Ed ora parliamo di Stellantis, parliamo della Gigafactory a Termoli. Nelle scorse ore al Mimit a Roma, importante incontro per parlare del futuro di tanti lavoratori, un futuro che è sempre più incerto. Sentite. Termoli è ancora un brand di Stellantis con professionalità importanti. Detto questo, il punto su cui i sindacati insistono è la ricollocazione di tutti i lavoratori impiegati nello stabilimento in riva all'Adriatico, che presto diventerà una delle gigafactory d'Europa. Nelle scorse ore a Roma al Mimit il primo incontro tra Stellantis, governo e sindacati, con al centro la transizione dello stabilimento di Termoli, è un investimento monster che coinvolge ACC, composta da Stellantis, Mercedes e Total, e il governo italiano. È importante, fondamentale, che
l'occupazione di Stellantis possa, tra virgolette, tramutarsi tutta in occupazione di ACC. E quindi noi abbiamo pianificato nel prossimo futuro, a partire dal 18 di dicembre e a continuare al 16 gennaio, al 30 di gennaio, delle riunioni dove parleremo di professionalità, di competenze e di tempi e modalità di questi passaggi nei vari anni. ACC ha annunciato che aprirà un bando per le assunzioni, procedura che non garantirebbe le maestranze attualmente impiegate a Termoli. Per questo i sindacati chiedono l'intermediazione del governo, che nel progetto mette soldi per non lasciare a casa nessuno. Il sito termolese oggi, tra le sue risorse, ha la specializzazione della meccanica italiana, che è una delle più riconosciute su tutto il territorio europeo e non solo. È importante quindi definire quelle che saranno le modalità di migrazione del personale a favore di ACC, ma è anche importante definire quello che sarà il prossimo step dell'installazione del sito presso il territorio termolese. Incidenti sul lavoro in provincia di Chieti. È stato presentato un progetto che coinvolge 7.600 aziende. Ci riferisce tutto Stefania Potente, che ne ha parlato con Franco Spina. Sentite. Prenderà il via il prossimo marzo e coinvolgerà circa 15.000 lavoratori e oltre 7.600 aziende della provincia di Chieti. Il progetto di prevenzione, che vede insieme l'Opra Abruzzo, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti e il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e la ASL Lanciano Vasto Chieti. Tutti insieme per un unico obiettivo: scongiurare infortuni mortali nelle imprese artigiane, infortuni invalidanti e malattie professionali di cui sono piene le cronache, nell'ambito di un'iniziativa che punta a creare un modello partecipativo di assistenza alle imprese e sensibilizzare i datori di lavoro ad un'azione di prevenzione e formazione. Alle aziende sarà assegnato un questionario che consentirà di conoscere meglio e di capire il grado di conoscenza della normativa e le azioni poste in essere. Uno dei settori più esposti è quello dell'artigianato, quindi un progetto che nasce dall'autovalutazione delle imprese. Costruiamo una banca dati corretta, una banca dati che ci consente di dire quali sono le priorità vere del sistema produttivo dell'artigianato in Abruzzo e da lì costruire le politiche sia verso le imprese, come dicevo, sia verso i lavoratori, ma anche come in che modo innestiamo il tema dell'artigianato dentro al dibattito della politica regionale, perché se c'è bisogno di fare innovazione c'è bisogno di fare investimenti. Il progetto consentirà di porre un altro tassello nell'azione di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Questo è un progetto che nasce nella provincia di Chieti, ma poi faremo in modo che diventa anche regionale. Manderemo le schede, entro marzo dovranno ritornare. Questo è un censimento fatto attraverso i consulenti del lavoro in maniera anonima, quindi preservando tutto anche il discorso privacy e quant'altro, ma a conclusione sicuramente ci rivedremo, perché noi siamo per dare le informazioni rispetto a quello che è veramente non la nostra ipotesi, ma quello che effettivamente c'è sul territorio, e poi anche quali saranno gli interventi successivi in materia, come dicevo, di prevenzione e di formazione. Sarà la polizia di Campobasso a chiarire le cause dell'incidente che si è verificato ieri sera, poco prima delle 19, sulla tangenziale est all'altezza di un punto vendita di mezzi agricoli. Due conducenti delle vetture, entrambi settantenni, sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli dall'ambulanza del 118, giunta sul luogo del sinistro assieme ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto uno dei due feriti dall'abitacolo della macchina. Stando alle prime ricostruzioni, uno viaggiava in direzione Campobasso, l'altro in direzione Termoli. Poi lo scontro tra le due vetture, una Fiat Punto ed una Mercedes. E dalla presenza del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stata inaugurata a Castel di Sangro la nuova strada denominata variante delle stazioni, che collegherà la stazione ferroviaria alla statale 17 e alla Fondovalle Sangro, che consentirà al traffico di aggirare una buona parte del centro abitato. L'intervento è costato circa 4 milioni di euro e lungo il tracciato è possibile ammirare anche un museo ferroviario composto da mezzi unici e rari. Sentiamo tutto da Pasquale Damiani.
Alla presenza del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stata inaugurata a Castel di Sangro la nuova arteria stradale di varianti alla stazione ferroviaria che collega la statale 17 alla Fondovalle Sangro. L'amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile realizzare su tali aree un asse viario collegante l'incrocio tra via Ponte Nuovo e via dei Caraceni con la strada antistante l'ospedale, che consentono di distribuire ed eliminare dall'ambito urbano il traffico, sostanzialmente quello extraurbano proveniente dalla statale 652 è diretto verso la statale 17. Noi la definiamo la variante delle stazioni, ovvero dai connotati di una tangenziale, perché sostanzialmente taglia il centro urbano da quello che è il traffico extraurbano. Aveva detto bene lei, collega la Fondovalle con la statale 17, un grande traffico, un traffico pesante che purtroppo congestiona tutto l'interno, quindi il cuore della città. Si velocizzano anche i soccorsi, perché questa strada congiunge rapidamente l'ospedale di Castel di Sangro, la strada 17, quindi ha anche questa funzione, ma diciamo che questa è un'opera storica, non fosse altro perché è il primo progetto della Regione Abruzzo che vede la luce di trasformazione e recupero delle aree ferroviarie dismesse. Presidente, un intervento che denota l'impegno della Regione Abruzzo verso i piccoli centri del territorio abruzzese. Beh, Castel di Sangro non è che sia piccolissimo, è un territorio però che si può definire tecnicamente un'area interna, un territorio marginale, uno di quelli dove è difficile arrivare e ci si va solo per determinate modalità e bisogni. Questo intervento era lunghi anni che era stato preventivato con un lavoro faticoso per mettere insieme tutti gli enti, sono due diverse ferrovie, la regione, i comuni, le province, l'ANAS per le sistemazioni stradali, insomma realizzare questo tavolo non era facile. Sono felice che si sia arrivati alla conclusione di questo percorso e che si possa riconsegnare un'opera pubblica di riutilizzo delle aree di risulta della sedime ferroviario e di collegamento delle due realtà ferroviarie, che diciamo è un punto di partenza importante, non tanto un punto di arrivo, ma un punto di partenza importante per potenziare l'attrattività turistica e la mobilità di questo territorio. Torniamo alla cronaca per parlare della rapina a mano armata che c'è stata ieri sera in una gioielleria in via Cardone a Vasto. Sarebbero tre gli uomini a volto coperto e armati di pistola e coltello che sono entrati in azione all'interno del centro commerciale. In pochi minuti hanno rotto le vetrine e rubato oro e gioielli. Una parte della refurtiva è stata persa per strada durante la fuga avvenuta a bordo di un'auto che li attendeva all'esterno. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri e della polizia. Ed il neo presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, ha giurato ieri sera nel corso della prima seduta del Consiglio provinciale dopo la sua elezione. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare dell'ente di Via Berta. Sentite. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Saia ha giurato, è il nuovo presidente ufficialmente della provincia di Isernia, un po' di commozione? Sì, assolutamente, è un ruolo importante che mi onora, spero di essere all'altezza di questo ruolo, ci metterò tutto l'impegno che mi contraddistingue, penso di averlo già dimostrato come sindaco di Agnone, lo stesso impegno, la stessa determinazione metterò a disposizione del Consiglio provinciale e di tutti i sindaci e consiglieri della provincia di Isernia. Anche una seduta dove si è rispettato il ruolo istituzionale di Biasi. Ma sicuramente, questo era l'esito elettorale, è stato quello che ne abbiamo preso atto, come era questa sera, era un comportamento istituzionalmente che credo che la maggioranza consiliare abbia rispettato l'istituzione provincia, un'elezione che può essere contestata sotto l'aspetto di una legge assurda, una legge deleteria per l'Italia, per il Molise, per la provincia di Isernia, però di questo
Io stesso sono stato beneficiario di quella legge, la cosiddetta legge del Rio, per cui questa sera credo che abbiamo avuto un comportamento corretto sotto il profilo istituzionale e nel rispetto della persona. I vertici dell'ACEM ANCE hanno incontrato il nuovo presidente della provincia di Campobasso, Pino Puchetti, ed il vicepresidente dell'amministrazione provinciale, Alessandro Pascale. Si è trattato di un primo incontro istituzionale nel corso del quale sono stati rappresentati i principali temi di interesse della categoria, spiega il presidente dell'ACEM di Niro. I vertici della provincia hanno manifestato ampia disponibilità nei confronti dell'associazione ed hanno accolto le istanze di dialogo e confronto sulle varie problematiche che riguardano le imprese del settore. Ed il prefetto di Pescara Ferdani ha approvato il piano neve per la stagione 2023-2024 per la provincia. La versione aggiornata del piano, redatto d'intesa con il contributo degli enti che fanno parte del Comitato Operativo per la Viabilità, istituito in prefettura, è finalizzata alla gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi nel periodo invernale sulle tratte autostradali e stradali che attraversano la provincia. Il piano prevede la pianificazione di una serie di azioni congiunte e coordinate che devono essere poste in essere al verificarsi di situazioni di particolare criticità. Il lavoro propulsore del progresso, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della consegna delle stelle al merito del lavoro in contemporanea. La cerimonia si è tenuta anche a Campobasso, 4 i premiati, 1 di loro nella capitale. Sentiamo tutto da Fabiana Bazzia. A 100 anni da quel 30 dicembre 1923 in cui con regio decreto il re Vittorio Emanuele III decise di istituire un riconoscimento ai protagonisti del mondo del lavoro distintisi per spirito di iniziativa, coraggio, intelligenza imprenditoriale, sono state consegnate a Campobasso le stelle al merito del lavoro. 4 i molisani insigniti, 3 uomini e una donna, Pasqualino Albanese, Saverio Fanelli, Adriana Pisani e Pietro Russo, lavoratori esemplari di aziende che operano nel comparto dell'edilizia, dell'energia e dei servizi. Cose che non si aspettano d'altronde, quindi quando ti viene riconosciuto un qualcosa che hai fatto è sempre una cosa bella. Per questo riconoscimento, diciamo tra virgolette, non ci sono parole. Chiaramente mi rendo conto che è stato determinato dalla mia serietà, diciamo, e assiduità sul lavoro nei confronti dell'azienda. Ci vuole tanta dedizione e il lavoro non va fatto solo manualmente, va fatto con il cervello e con il cuore, che tutto quanto quello che detto il cuore è ben fatto. Sicuramente un bellissimo riconoscimento oggi e che mi rende abbastanza felice, contenta, perché vuol dire che non ho lavorato invano e devo ringraziare soprattutto all'azienda che mi ha dato l'opportunità di crescere e che quindi oggi mi ha portato qui a poter avere questa bella riconoscenza. Favorito da un sorteggio, Pietro Russo invece ha ricevuto l'onorificenza direttamente dal capo di Stato Sergio Mattarella nella cerimonia in contemporanea avvenuta al Quirinale. Un'occasione, quella odierna, per ribadire il valore di quel principio sancito in Costituzione, collegato a una serie di altri valori, come la sicurezza e la legalità, principi da trasmettere con l'esempio. Attraverso la consegna della stella al merito del lavoro, lo Stato vuole riconoscere proprio l'impegno di coloro che attraverso il lavoro hanno contribuito al progresso economico e sociale del Paese. Si vuole anche trasmettere un messaggio più giovani affinché trovino nel lavoro una loro dimensione individuale ed umana. Energia pulita alle migliori condizioni del mercato, era dopo Campobasso, ha voluto aprire uno sportello anche a Isernia, sarà un riferimento per tutte le famiglie che vogliono energia green a prezzi convenienti. Sentiamo tutto da Nicola De Santis. Dopo Campobasso il gruppo ERA ha voluto aprire uno sportello anche a Isernia, lungo Corso Garibaldi. Mentre molte società scelgono internet per promuovere i propri prodotti, ERA ha preferito uno sportello fisico per interfacciarsi con i clienti.
Il gruppo ERA punta tutto sulla sostenibilità ambientale, accompagnando le famiglie nella transizione verso stili di vita maggiormente sostenibili. All'interno dello sportello, i clienti saranno guidati verso la scelta della migliore soluzione in relazione ai propri bisogni. Dunque, energia non solo pulita ma anche conveniente, con tariffe tra le più basse del mercato e commisurate alle esigenze delle singole abitazioni. Il taglio del nastro questa mattina alla presenza di Alfonso De Pellegrino, responsabile vendite area centro-sud di ERA.com. Abbiamo deciso di aprire anche un punto di contatto ad Isernia per prendere per mano un po' i clienti di questo territorio, accompagnarli nel percorso della transizione energetica, per accompagnarli in questo momento di grande volatilità dei prezzi dell'energia e soprattutto perché sta per terminare il mercato di tutela e quindi proviamo ad orientare i clienti nel fare la migliore scelta possibile. Ci arriviamo con delle tariffe accompagnate con dei bonus, ci arriviamo con una tariffa innovativa come la ERA Smart che ti permette di scegliere durante la giornata le 4 ore dove ricevere lo sconto del 50% sulla componente energia e ci arriviamo con tariffe che arrivano da fonti rinnovabili e quindi fonti green. Quindi un pacchetto di convenienza, innovazione e sostenibilità dell'ambiente. Il 2024 a Pescara inizierà sulle note di una delle band che ha fatto la storia della musica, i Pooh. Stefania Potente. Toccherà ai Pooh, uno dei gruppi che ha fatto la storia della musica italiana, a festeggiare con i pescaresi il nuovo anno. L'evento è stato ufficializzato in una conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci e dagli assessori Alfredo Cremonese e Gianni Santilli, dalla presidente della Commissione Turismo Manuela Peschi e dalla consigliera comunale Zaira Zamparelli. In realtà saranno due le manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Nella notte di San Silvestro, in piazza Salotto, dalle 19 si esibirà Umberto Smaila, anchorman conosciutissimo e presentatore di programmi TV, cabarettista divenuto famoso al tempo dei Gatti di Vicolo Miracoli. Poi lo spazio al DJ set. Il 1 gennaio il grande evento, forse il concerto di inizio anno più importante nella storia del capoluogo abruzzese. Sul palco, che sarà allestito sulle aree di risulta, si esibiranno i Pooh, gruppo che ha venduto oltre 100 milioni di dischi e con cui la città di Pescara ha un legame unico grazie alla presenza di un club ispirato al gruppo e che è uno dei più numerosi d'Italia. Saranno tantissimi dunque i fan che parteciperanno al concerto. Da mesi stavamo lavorando per portare a Pescara questo pezzo della storia musicale italiana, ha rimarcato il sindaco Masci. Siamo contenti che la nostra proposta sia stata condivisa dal Consiglio Comunale. Abbiamo fatto una scelta di cuore e di sostanza e siamo convinti che sarà un'autentica festa di popolo, ha concluso il sindaco. Andiamo a Larino, grandi nomi per la stagione teatrale frentana 2024, su tutti quello di Gabriele Cirilli, ma non è l'unico artista che si esibirà a Larino. Sentiamo tutto dal servizio. Dopo il successo della scorsa stagione non potevamo che incrementare l'offerta sia in termini quantitativi che qualitativi. Così il sindaco di Larino, Pino Puchetti, presenta la stagione teatrale 2024. Ricco il cartellone, 12 spettacoli, 6 riservati al teatro di prosa con attori professionisti e calendarizzati la domenica, 6 dedicati al teatro dialettale amatoriale. Il sabato si parte il 14 gennaio con il teatro Risorgimento rimesso al lucido e pronto ad ospitare un folto pubblico fino al 27 aprile. L'assessore alla cultura Yolanda Giusti ha sottolineato che solo grazie alla collaborazione con l'associazione Libero Teatro Molise e Frentania Teatri è stato possibile portare a Larino spettacoli così importanti. Noi come amministrazione abbiamo sempre dato un grandissimo valore alla cultura. Dallo scorso anno abbiamo davvero puntato ed investito sul Cinema Teatro Risorgimento, che per noi è davvero un luogo, deve tornare ad essere un luogo di incontro, di scambio culturale, un luogo appunto aperto alla vivacità e alla creatività. Grazie alla sinergia tra amministrazione e partner, sul palco del Risorgimento saliranno grandi nomi, Gabriele
Gabriele Cirilli, Federica De Benedittis, Francesco Procopio, Enzo Casertano, Francesca Gegia Antonacci, solo per fare qualche nome. Sono quasi tutti spettacoli teatrali con molti attori, quindi c'è stato un grande impegno anche a cercare di portare compagnie che presentano spettacoli interi, diciamo, non il solito monologo. Molisani, pugliesi e abruzzesi, le compagini amatoriali con il loro ricco bagaglio dialettale e spettacoli di spessore. Per quel che ci riguarda come Wilt organizziamo la parte, diciamo, più dialettale, quella più amatoriale per quel che è la stagione teatrale frentana 2024, e partiamo con degli spettacoli sia di compagnie molisane e sia di compagnie di fuori regione. E abbiamo appunto con questa unione con la Frentania Teatri cercato di proporre all'amministrazione, e appunto va ringraziata soprattutto l'amministrazione perché crede in questo progetto già dall'anno scorso, e quest'anno appunto abbiamo alzato il livello con questa unione e proponiamo un cartello di assoluto rispetto. Abbonamenti e biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ciao Tickets e presso la biblioteca comunale. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo ed in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 6 dicembre sull'Abruzzo. La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli, mare molto mosso. Diamo ora uno sguardo alle temperature. L'Aquila minima meno 1 grado, massima 7 gradi. Pescara minima 5, massima 12. Chieti minima 5, massima 10. Teramo minima 4, massima 11. Gradi. Sul Molise invece infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, mare molto mosso. Campobasso minima 4, massima 9, Isernia minima 4, massima 10 gradi, Termoli minima 11, massima 13, Venafro minima 4, massima 13 gradi. È tutto con questa edizione, l'informazione torna alle 19.30, sempre in diretta con il collega Pasquale Damiani. Vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, tra pochissimo la pagina sportiva. Parleremo di calcio di Lega Pro con il Pescara in campo nel pomeriggio a Pontedera. Parleremo anche del Campobasso, del Vasto Girardi che domani recupera una gara del torneo di Serie D, e ci occuperemo anche di pallavolo. A tra poco. Siamo allo sport, subito il calcio di Lega Pro con il Pescara che questo pomeriggio sarà di scena a Pontedera per il recupero della 14ª giornata. Fischio d'inizio alle 18.30, non sarà della gara lo squalificato Pierno, in mediana probabile l'utilizzo di Franchini al posto di De Marco. Pescara con il solito 4-3-3 in porta Plizzari. In difesa, da destra a sinistra, Floriani, Pellacani, Mesic e Milani, squizzato in cabina di regia con Aloi e Franchini, in avanti Merola, Cuppone e Accornero. Nel Pontedera assenti Stancampiano, Cerretti, Provenzano e Gagliardi. Pontedera Pescara sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Il calcio di Serie D, parliamo del Campobasso che si gode il successo ottenuto sulla San Benedettese con un gol davvero bello dell'ultimo acquisto, Lorenzo Persichini, che al termine del match ha raccontato la prodezza. Campobasso che sarà in campo domani per la Coppa Italia. Sentite.
Ha messo subito le cose in chiaro Lorenzo Persichini, lui la porta, la vede e soprattutto la sente. Il gol che ha mandato al tappeto la San Benedettese è di quelli pesantissimi, una gran giocata dopo un'ottima imbeccata di Maldonado che vale il prezzo del biglietto. A dire la verità la porta neanche l'ho guardata, avevo voglia di... sì, l'ho sentita, avevo voglia di fare gol e appena ho visto un piccolo angolino, insomma, ho calciato subito in porta e l'ho detto, non ho neanche guardato la palla entrare. Ho sentito solo il boato e poi insomma un mix di emozioni incredibile. Al Bomber Romano sono bastati due allenamenti per entrare nei meccanismi di un gruppo che vuole lottare fino alla fine per il salto di categoria. Sì, un po' l'avevo immaginato, insomma, o perlomeno ci avevo sperato. Sono arrivato qui, è vero, ho fatto due giorni di allenamento, venerdì e sabato, però insomma ringrazio i ragazzi, lo staff, l'ambiente che mi ha fatto subito sentire a casa e penso si sia visto. Sono entrato e volevo dare una mano alla squadra, avevo tanta voglia di far bene e quindi alla fine è andato tutto ok. Sa attaccare lo spazio e ama giocare sul filo del fuorigioco, ma è anche duttile, capace di giocare da prima punta oppure accanto ad un altro centravanti. Sono venuto qui per fare la prima punta, sicuramente gioco bene a due, gioco bene anche insieme a Di Nardo, anche per caratteristiche, mi piace tanto attaccare la profondità, giocare sul filo del fuorigioco e fare gol, quindi posso giocare a due, anche da solo, volendo magari con caratteristiche diverse da una classica punta, però ecco, sono queste insomma. Domenica la sfida in casa del Notaresco, domani gli ottavi di finale di Coppa Italia a Imola, gara secca per Golizzi, darà spazio a chi ha giocato meno e a qualche promettente elemento delle giovanili. Imolese Campobasso sarà diretta da Fabio Rinaldi della sezione di Novi Ligure. E torna subito in campo il Vasto Girardi, domani pomeriggio i giallo-celesti affrontano per il recupero del tredicesimo turno l'Atletico Ascoli al Ditella. Sentiamo Vincenzo Ciccone. Dimenticare ben presto lo stop di domenica allo stadio Gran Sasso d'Italia dell'Aquila contro gli Aquilani, quarti in gradatoria, e riprendere la marcia per cercare di uscire da quella che è nuovamente un'intricata posizione in classifica. I giallocelesti sono in fondo alla gradatoria assieme ad altri tre team, Fano, Termoli, Matese. Forte di una serie precedente di 8 punti con 2 successi e 2 pari, il Vasto Girardi si fionda così sulla sfida interna contro l'Atletico Ascoli, coi marchigiani reduci da 2 pareggi consecutivi, entrambi per 0-0 tra le mura amiche in altrettante sfide tutte regionali, con Alma Juventus Fano prima e Forse Empronese domenica scorsa. Aspetti che consegnano un punto in più del team di Mister Marmorini ed una 12ª posizione in classifica agli avversari diretti dei giallocelesti. La gara tra Alto Molisani e Ascolani si sarebbe dovuta disputare originariamente lo scorso 26 novembre, ma le intemperie meteo, la neve alla vigilia, consigliarono per un differimento alla data di domani, dopo 10 giorni rituali previsti al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Con calcio d'inizio fissato per l'ore 14:30, la sfida tra Vasto Girardi e Atletico Ascoli sarà diretta a una terna proveniente dalla Calabria, con arbitro il catanzarese Giuseppe Costa ed assistenti il reggino Angelo Celestino ed il vibonese Raffaele Trapasso. E fare i puntati sulla Serie D, ma anche sull'eccellenza, questa sera ad Extra Time, la trasmissione condotta da Valentina Ciorlante ed in onda alle 21:30 con tanti ospiti. Sentite. Eccoci come ogni martedì, manca pochissimo, nuova puntata di Extra Time, questa sera 21:30, con noi Andrea Gessa, allenatore dell'Under 17 del Pescara. Ciao Andrea. Ciao Valentina, grazie dell'invito. Grazie a te. E Manfredo Pietrantonio del Notaresco. Ciao, capitano del Notaresco. E ci sarà una partita molto importante la settimana prossima, ne parleremo, quindi fare i puntati sulla Serie D, anche sull'eccellenza abruzzese e sul volley. Non perdete l'appuntamento, stasera Extra Time. L'eccellenza molisana, pomeriggio di gare per il torneo, per quella che sarà la 13ª giornata, dalle 14:30 e dunque le formazioni che sono già in campo, a Castel di Sangro l'11 di Bernardi contro l'Atletico San Pietro in Valle, qui però si partirà dal 60esimo con i padroni di casa avanti per 2-1, si partirà dal calcio d'inizio invece ad Agnone per Olimpia Agnonese, Polisportiva Fortore, Nuova Cliternia per Cliternina Virtus Gioiese, a Portocannone per Difesa Grande Termoli Campomarino. Semifinale
di andata domani pomeriggio con calcio d'inizio alle 14.30 per la fase regionale molisana della Coppa Italia Dilettanti. Al Marchese del Prete si incontreranno Venafro e Real Guglionesi con il ritorno il 10 gennaio, l'altra semifinale tra Virtus Gioiese e Aurora Casertano è invece in programma mercoledì prossimo. E chiudiamo parlando di volley di Serie B maschile con le dichiarazioni del capitano degli Spike Devils Santucci, che è proiettato sul prossimo match, lo ha intervistato Francesco Presutti, sentite. Marco, vittoria con relativa torta, 40 anni festeggiati questa sera dopo aver vinto nettamente contro la terza della classe. 40 anni, quanti di volley? 25, quindi abbastanza. Passavo più della metà della mia vita a fare questo sport, cioè ho tanta passione, ho voglia ancora di fare, ho voglia ancora di dare magari qualcosa ai ragazzi giovani per la mia esperienza. La vittoria è venuta per la nostra bravura, abbiamo messo in pratica quello che abbiamo fatto durante la settimana con Mariano, e questo mi fa molto piacere, mi fa ben sperare per la partita di domenica prossima. Forse ci si aspettava una gara leggermente più combattuta. Beh, devo dire che in campo a tratti loro hanno spinto, però come ho detto prima noi siamo stati molto bravi a resistere a quei momenti difficili e a fare quello che Mariano ci aveva detto tatticamente e tecnicamente anche. Quindi quello secondo me ci ha portato alla vittoria. È ancora presto, però avete vinto contro la terza in classifica, quindi un piccolo passo anche verso i play-off, no? Certo, questa gara è importante per staccare il più possibile le concorrenti ai play-off, e noi lo sapevamo, abbiamo preso 3 punti pieni. Domenica prossima ci aspetta un'altra gara importante in vista sia dei play-off sia della Coppa Italia, che è al termine del giro d'andata, e quindi tutti noi speriamo di raggiungere questi due obiettivi che penso che dopo 3 anni la società si meriti per tutti i sacrifici che fa. Si gioca di domenica questa volta contro la capolista. Sì, giochiamo domenica alle 5:30 perché c'è un problema con la palestra, però penso che le persone, anzi forse ne verranno ancora di più perché la domenica è un po' più tranquilla qui a Campobasso. E sarà una partita dura, difficile, anche loro, cioè avremo un po' di pressione e spero che la squadra reagisca bene. E alle 16 questo pomeriggio presso l'Auditorium ex Gila a Campobasso, la terza edizione di un premio alla carriera organizzata dall'ASMES Molise. Si tratta di un riconoscimento attribuito a 10 personaggi che si sono contraddistinti durante la loro lunga carriera in ambito sportivo. Ospite dell'evento Luigi La Monica del Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro. Tra i premi assegnati uno riguarderà Tonino Molinari, l'indimenticabile presidente del Campobasso Calcio, sarà ritrovato dalle figlie Giovanella e Barbara. Anche in questa edizione l'ASMES Molise, in ricordo del dottor Giovanni Silla, assegnerà un riconoscimento ad un collega che si è distinto nel campo della medicina sportiva. Dunque non perdete questo importante appuntamento alle 16 all'ex Gil a Campobasso. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.